sia dato lo stesso tempo all'opposizione, sia dato lo stesso tempo ai sottoscritti cittadini italiani. In riferimento a quanto accaduto per Ciano, no? Riuniti davanti alla sede dell'acqua. Sì, riuniti. Si sono rotti i limiti della davanti alla sede. Ieri con l'invasione nell'universo mediatico, entrando nelle case degli italiani, il Presidente del Consiglio ha violato le leggi. E lo sapevano tutti che lo avrebbe fatto, perché ieri è stato annunciato tutto questo, che lui sarebbe andato a reti unificate su 5 canali che lui considera di sua proprietà, e l'autorità per le comunicazioni avrebbe già dovuto avere il sentire il dovere di intervenire su una informazione di questo genere. Non lo ha fatto, così come non l'ha fatto la scorsa settimana. In merito agli episodi di bullismo mediatico, di grave violazione della legge sulla par condicio, legge sulla par condicio. Non si può. E poi allora, di fronte a un'autorità che non difende la legalità e i cittadini, noi ci chiediamo a che cosa serva. Serve questa authority che non interviene se non a urne chiuse per sanzionare e per mettere nel conto magari delle bollette degli italiani le multe che vengono falsamente comminate al Presidente del Consiglio? Noi vogliamo che questa authority si riappropri della propria funzione e chiediamo che questa authority non metta la testa sotto la sabbia, che intervenga e che lo faccia ad esempio oggi chiedendo all'azienda pubblica di restituire il tempo che ieri è stato sottratto dal Presidente del Consiglio alle televisioni pubbliche, che venga questo tempo restituito all'opposizione, in particolare ai nostri candidati, perché il Presidente del Consiglio non era una parte non in causa, era il capolista del Partito delle Libertà a Milano. E in più, come tutti hanno potuto vedere, ieri è intervenuto con il simbolo del suo partito. Qui ne va del canone, perché il canone non è una tassa che i cittadini pagano a Silvio Berlusconi, è una tassa che si paga perché ci sia, nelle condizioni date naturalmente, ma il massimo di pluralismo e di informazione, e noi sappiamo che in questo caso l'informazione è stata negata. Restituire subito ai nostri candidati il tempo che ieri è stato sottratto, rubato dal Presidente del Consiglio. Alcune associazioni già ieri erano qui per far presente questa violazione. Oltre ai Viola, Libertà e Giustizia, MUVON Italia, Articolo 21, non c'è solamente un partito, non c'è solamente una parte, c'è moltissima società intermedia che si sta mobilitando, perché questo è un sopruso, questo è un atto di bullismo istituzionale ed è un oltraggio a tutti noi che paghiamo il canone da parte di chi ha detto di non volerlo più pagare, cioè Silvio Berlusconi, che si è manifestato contrario al servizio pubblico giudicandolo squilibrato a suo svantaggio, per poi fare una dichiarazione a reti unificate. Il candidato presidente del
Presidente. Den. Consiglio. Nonché. Senti, fai passare capolista. È candidato a Milano, eh? Esatto, nonché capolista. Come? Mentre si sta scrivendo.